Ammira. Gusta. Regala. A Como abbiamo un sacco di idee. Parola di Babbo Natale. Fatti un giro, stai sicuro. Ti aspettiamo. Ciao fragoline. Allora, e fragolini. Allora, questo è un nuovo vlog mass, perché ho deciso di fare 3 vlog mass per Natale, che ovviamente, come avete visto, partono praticamente quasi ultima, per poche parole, settimana prima che arriva il Natale. Per cui voi vedete questo video giovedì, poi ne metterò un altro sabato e poi a finire ho deciso di metterlo l'altra settimana. Però mi sembra che l'altra settimana, che è l'ultimo vlogmas, lo vedete credo il 24 o il 23. Devo vedere perché l'ultimo vlog sarà un vlog proprio novità pazzesche che poi ve le farò vedere nell'ultimo vlog. Ho deciso di fare questi 3 vlog, sono ovviamente vlog che durano un bel po', perché dato che sono solo 3 ho deciso di farli durare un bel po', come sempre non più di 30 minuti, ma il giusto. Allora, questo primo vlogmas ho fatto un po' di shopping, per cui vi faccio vedere cosa ho comprato. C'è qualcosa di Natale e qualcosa non è di Natale, in poche parole. Scusate per la posizione e per la luce. Sto registrando di sera, sono credo le 8, mi sembra, e dato che in settimana poi per me è sempre difficile registrare, allora inizio questo vlog alla sera, che non l'ho mai fatto. Voglio anche precisarvi una cosa, che i vlog che vedete non sono, diciamo, unico giorno, ma farò un vlog in, diciamo, in tante clip diverse, però ai giorni diversi. Per cui oggi è sabato, mi ricordo, mi sembra l'11, oggi sabato 11, vi farò vedere queste cose qua e poi piano piano dal lunedì eccetera ci saranno altre clip diverse, anche perché vi voglio far vedere tante cose qui che quelli che non abitano e quelli che ancora non sono venuti a visitare praticamente la mia città, che è Como, vi farò vedere tante belle cose che ci saranno qui a Como e i mercatini, praticamente di tutto. Però iniziamo, perché se già inizio a parlare così tanto, ciao, vi faccio vedere le prime cose. Allora, sono andata da, cioè, ho comprato da Shein, Pittarello, Risparmio Casa e Bennett, e le altre cose non mi ricordo perché ce l'ho sparse in tutto, vabbè, comunque credo che sono, diciamo, le cose che ho comprato, poi vediamo. Allora, iniziamo da Risparmio Casa. Ho preso il mio, diciamo, sapone per le mani, che appena ho provato quello al mango, cioè, mi sono innamorata del profumo, perché è ottimo come, diciamo, sapone per le mani. Questo è cocco e mandorla e diciamo che ha un odore, cioè, proprio spettacolare, perché appena l'ho annusato è una bomba, si sente proprio il cocco e la mandorla. Costa 99 centesimi. Risparmio Casa praticamente si trova dove è un negozio
dove risparmi e ci sono tantissime belle, tante promozioni dove questo negozio si trova, in poche parole, dove ho comprato casa io. Per cui sono anche fortunata perché questo negozio appunto si trova dove andrò a vivere nella nuova casa e andrò ad acquistare lì per le cose che mi serviranno per la nuova casa. Poi l'ho preso anche a fragola e vaniglia. Questo qua vi dico che si sente un casino la fragola, che è una bomba. Infatti la commessa mi fa: con questo te lo mangi vivo di sicuro. E io ho detto: boh, questa è pazza. Invece no, ho aperto poi la confezione e l'odore è spettacolare. Cioè, si sente un odore di fragola che, mamma, non immagino allora sulle mani perché, sinceramente, comunque, se voi ce l'avete, prendetelo. Costa 99. E anche tanto, e sinceramente per le mani è ottimo. Io sto provando il mango, ma vi assicuro che è una bomba. Per cui ho preso questi due, ma poi ne prenderò altri perché ci sono altri gusti che vorrei provarli tutti. Poi costa anche poco, per cui. Poi vi faccio vedere, al Bennett ho preso queste tazzine qua che io volevo fare la foto e finalmente ho trovato le tazzine più o meno belle che volevo. E sono questa con, diciamo, l'orso fatta così. E qua ci metti il biscottino ed è bellissima. Questa l'ho pagata a 4,90 euro, mi sembra. E allora, in teoria, prima c'era la promozione, ne prendevi due, costavano 10 euro. Adesso la promozione non c'era più e io, vabbè, ho preso lo stesso. Le due tazze, che sono una a pupazzo di neve e l'altro a orso. È bellissima perché questa è rossa e questa azzurra. Uno l'ho presa per il mio ragazzo e uno è per me e andranno per la casa nuova. Per cui farò la foto con l'albero, l'ultima foto, diciamo, dell'albero qui nella casa vecchia, ma poi farò anche quella per la casa nuova, per cui queste sono le tazze per la casa nuova, tutte e due 4,90 euro, per cui è un po' esagerato il prezzo, però chi se ne frega, erano troppo carine, allora l'ho presa. Poi vi faccio vedere il sacchetto che ho preso. Sono andata a comprare le scarpe, due paia di scarpe a Pittarello. Ovviamente c'erano i saldi, ma non tutti, infatti una era scontata, l'altra no. Allora, iniziamo da questa scatola, se non mi cadono le cose. Questa costava 42 euro col 30% di sconto. Allora, vabbè, queste le ho prese sinceramente per il lavoro, perché io ne ho un altro, ma dato che ho paura che poi mi si rompano le scarpe, per sicurezza è meglio prenderne un altro. Io ho preso questa, allora la marca è Diadora, qualcosa del genere. Sono così, sono morbide, in poche parole. Ovviamente sono due. Vi faccio vedere questa qui, tanto sono due. Sono grigie e diciamo rosa sotto con la suola bianca. E queste sono morbide perché sono, diciamo, comode per il lavoro, per correre, eccetera. E allora ho preso queste scarpe qui. E vabbè, non rende la luce perché fa cagare, scusate, ma così non ci posso fare niente. Comunque, queste qui sono le scarpe che ho preso per il lavoro. E adesso che ve l'ho fatte vedere che ce l'ho da una settimana qui e non l'ho ancora usate, adesso posso usarle per il lavoro. Per cui ho preso queste. Poi vi faccio vedere l'altro paio. Ah, vi dico anche quanto ho speso, perché poi è anche utile per chi vuole andare da Pittarello, eccetera. Allora, scusate, ma sto facendo un casino. Ah, la scatola, questa qui, allora, questo l'ho pagato 32 euro. Io porto il 39, però questo il 41 perché dipende dalle scarpe. Se le scarpe sono strette, giustamente, sono
Sì, questo è 39, numero 39, e invece queste qua il 41. L'ho prese 41 perché almeno sono larghe e mi vanno, però prima con, ho provato il 39 e diciamo che erano strette al polpaccio. Però ho preso questi stivali che ho già provato, l'ho usate due volte perché volevo usarle, e dato che volevo gli stivali che non ne ho e l'ho buttate tutte, ho preso questi con un po' di tacco. Sono carine, sono l'unica cosa che appunto qua è un po' stretto e però faccio un po' fatica a camminarci, però sono troppo belle e non potevo lasciarle giù, per cui adesso infatti le ho usate, si vede. E dato che mi piacevano, ho detto no, le voglio prendere, chi se ne frega. Dopo quando le consumi, secondo me, riesco a utilizzarle molto di più. Per cui questo sono le scarpe che ho preso. Volevo prendere un terzo paio, che le vorrei usare per Natale. Di solito io per Natale, se andiamo da qualcuno in giro, diciamo, prendo le scarpe col tacco. Però vabbè, ho detto, tanto ho due o tre paia di scarpe col tacco che ancora non le sto sfruttando, allora uso quelle. Però vabbè. Allora, in totale ho speso 61,40 euro, due paia di scarpe. Un po' tantino, perché secondo me hanno aumentato troppo i prezzi. Invece da Shein, che questo è il sacchettino, ho già aperto perché mia mamma ha preso un pantalone e allora poi l'ha messo subito a lavare. Io invece vi faccio vedere cosa ho comprato. Se spendevi mi sembra più di 50 euro, avevi il regalo in omaggio, che potevi scegliere un regalo che c'era sul sito. Per cui io, tanto per cambiare, volevo provare a prendere questo. Adesso vi fa, cioè lo vediamo insieme perché ancora non l'ho visto. E c'è il bigliettino. Io ho scelto in teoria tre ombretti. Questo, che carino il packaging. Sì, beh, non si vede un granché, è minuscolo, proprio piccolo piccolo. Vediamo se riesco ad aprirlo. No, adesso spacco tutta la confezione come faccio io di solito. Però ok, proviamo con la forbice, perché qui io odio spaccare le confezioni quando sono carine. Oh, ce l'ho fatta. Allora lo vediamo insieme, vediamo se è bello. Allora, è praticamente degli ombretti, vediamo, perché non l'ho mai presi. Sono molto carine, fatta così la confezione. Sono tre, una sopra l'altra. Non hanno, allora c'è lo specchietto e questo è il primo colore. Poi se voi tirate, in poche parole, che non so perché è così duro. Ah no, il primo è con lo specchietto, invece gli altri cambiano solo il colore. Sono degli ombretti tipo marroni. Solo che è duro da aprire. Che è una ai, povera. Ok, ce l'ho fatta. Allora, questo è scuro, poi c'è uno un po' chiaro e l'altro non c'è. Beh, come li mostro io, proprio vediamo, li svuociamo. Allora, uno è così, non è male. Questi sono colori che vanno bene su, si vede, diciamo sui miei occhi. Uno è così qua, non so se si vede. L'ultimo è proprio chiaro chiaro, si vede poco. Però secondo me, vabbè, io li provo e vi farò sapere se sono ottimi e se non mi danno allergie o robe varie. Però direi che la scrivenza è ottima e il pack è troppo figo. Poi è anche comodo perché sono tre e piccolino, lo puoi anche portare, diciamo,
in giro, tipo per un viaggio che io di solito faccio i viaggi, eccetera. E questo è il regalo che dopo i 50 euro spesi trovi questo. Poi questo non so che cos'è, forse un volantino dove ti spiega. Sì, un volantino enorme, lungo 3 metri. Sì, ti dice praticamente i trucchi che ci sono, tutte le robe varie. Io non le ho mai provate. Fatemi sapere se voi avete provato i trucchi su Shein e se sono ottimi, perché io non mi fido, specialmente se sono trucchi cinesi. L'ho fatto una volta, non voglio più farlo. Per cui lasciamo perdere. Andiamo avanti. Con 50 euro io ho preso. Iniziamo col primo pacchettino. Sono tutte cose di Natale. Non ho preso tante cose perché giustamente non è che sia. Allora, ho preso due pigiami. Mamma mia, se è un cotone pesante. Questo è il primo pigiama col cappellino di Babbo Natale nero, fatto così con la manica rossa, tutto nero, molto carino, però è molto pesante. Cioè, in senso che come cotone è pesante, però è carino. Io ho voluto prendere sia questo per me e per il mio ragazzo. I pantaloni sono questi qui, tanto poi non so se vedete le foto su Instagram. Adesso vediamo. Allora, ho preso due XL perché non so se erano, diciamo, grandi o piccoli. Allora, i pantaloni sono questi. Praticamente ci sono le renne, gli alberi di Natale e i fiocchi di neve. È un nero, nero, bianco e rosso. È carino perché è semplice, va giù così. E dato che ho avuto l'idea di prenderli per fare una foto, ho preso questi due completi. L'altro non ve lo faccio vedere, però è uguale a quello che ho preso. Infatti abbiamo due completini uguali per Natale, che sono due pigiami insieme. Per la prima volta abbiamo due pigiami insieme, io e lui. Questi costavano sui 22 euro i pigiami, più o meno. L'ultima cosa, perché le altre cose sì erano carine, ma volevo prendere solo il necessario e le cose che mi servivano di più. Infatti ho preso poi questo, che dobbiamo vedere insieme, perché volevo, cioè io lo voglio mettere, vabbè, è un casino tirarlo fuori perché ho paura di fare cadere tutto, tazze, non tazze. Io direi che ve lo farò vedere, non so, a fine video, poi vediamo, perché adesso è tardi, non mi metto a fare il letto, poi li devo lavare prima di mettere, diciamo, nel letto. Per cui ho preso questo set di copri piumino e due federe per il letto con scritto Merry Christmas, che è praticamente rosso con i fiocchi di Natale. Però tanto lo vedete sul mio letto, per cui dopo, più tardi, cioè più tardi il giorno dopo, ve lo farò vedere. Per voi è subito, per me è il giorno dopo, in poche parole. Però vi farò vedere questo, che adesso se lo apro faccio un casino e niente. Queste sono le cose che ho preso. Ovviamente poi lo proverò e vi farò sapere se ci sono talmente tanti pigiami lì che io ve le straconsiglio, sono troppo belli. Poi vabbè, io volevo Babbo Natale con la mascherina perché c'era Babbo Natale con la mascherina. Ma dato che era esaurito e non sono riuscita a prenderlo, alla fine ho preso questo qua. Però è anche carino, anche questo, più semplice, più diciamo di Natale. Niente, il prezzo l'ho detto, 50 euro e basta. Queste sono le cose che ho preso per il momento. Anzi, in teoria ho preso anche i regali di Natale che mi sono portata avanti. Di solito io i regali di Natale li faccio a novembre, però quest'anno è un po' diverso e l'ho fatti, diciamo, un po' in ritardo e ne devo fare altri, per cui sono un po' in ritardo con i regali.
E manca quasi una settimana, perché voi vedete questo video il 16, mi sembra, per cui, cioè, in teoria manca una settimana. E niente, i regali poi, se riesco, ve le farò vedere nel prossimo vlog, se no, non lo so, vediamo. Niente, continuo il vlog e vi farò vedere ovviamente l'albero di Natale, sia quello grande che quello piccolo, perché quest'anno farò tutte e due e poi dall'anno prossimo sarò nella casa nuova. Per cui credo che sarà l'ultimo Natale in questa casa qua. E niente, comunque vabbè. 20 minuti è già tanto e direi che adesso vi farò vedere un po' di decorazioni che ho fatto nella casa. E niente, vediamo poi come concludere ogni singolo vlog, un po' diverso dal solito. Spero che questi acquisti vi siano piaciuti. Fatemelo sapere sotto nei commenti e anche voi se avete acquistato qualcosa di Shein. Adesso vediamo se riesco a tirarlo via questo qua. Però vabbè, detto questo, voi continuate a vedere il vlog e noi ci vediamo poi, non so, al continuo. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it.